Inaugurata la presenza del sindaco di Carosino, di una rappresentanza politica, della direzione scolastica e di alcuni docenti e un nugolo di festanti e alunni, la palestra ristrutturata e riportata a nuovo nell'istituto scolastico comprensivo Orazio Flacco. L'opera è stata interessata da un sostanzioso intervento di recupero strutturale realizzato in tempi rapidi con i fondi residui di fine anno, circa 150.000 euro. Questo per restituire quanto prima agli alunni la possibilità di utilizzo del manufatto e quindi di effettuare le regolari attività sportive didattiche. Ecco quanto dichiarato dal sindaco Biagio Chilomiro. Una palestra che era ormai in disuso e avete riportato, se vogliamo, agli antichi splendori. Sì, effettivamente questa, quando noi all'inizio dell'anno abbiamo ricevuto le visite ispettive dei vigili del fuoco, purtroppo ci hanno prescritto la continuità e l'utilizzo, quindi da parte nostra correva l'obbligo rimettere a nuovo ed efficientare la palestra perché è un luogo comune, un luogo che al pari delle altre materie e di insegnamento scolastico e ci tenevamo molto affinché fosse utilizzata e usufruita dall'ambiente scolastico, dai nostri figli che la frequentano, che sono ed è indispensabile per la crescita. Quindi abbiamo sacrificato le iniziative di altre attività che erano in programma per riversarle sul completamento e il riutilizzo di questo luogo comune. Bene, quindi questa palestra ne usufruiranno anche le altre scuole? No, Solo per questa in altre altre scuole? scuole non ce ne sono. Nel passato veniva utilizzata anche da associazioni sportive. Noi riteniamo che la palestra sia un bene comune di tutti, oltre che scolastico, e quindi sicuramente in una logica di continuità sarà anche utilizzata dalle associazioni presenti in loco.